Buonasera ragazzi, eccoci alla seconda puntata di Cinepatia, finalmente dopo una settimana di attesa, ci sono stati un po' di problemi di organizzazione, ma finalmente siamo online. Questa sera la puntata verrà messa in onda in premiere, in live chat con voi per discutere dei contenuti che io vi proporrò, che tra l'altro sono dei contenuti che questa settimana sono legati direttamente a quella che sarà la puntata anche della Botteguccia dei Sigilli di giovedì. Ovvero ho voluto gettare sia un approfondimento cinematografico, sia un approfondimento, fra virgolette, socio-filosofico all'interno del mondo del delitto. Ovvero il delitto è arte, esiste un'arte del delitto. E ovviamente avevo la necessità di andare a mostrarvi, di andare a lavorare con quello che secondo me è uno dei film più belli e più determinanti degli ultimi 10 anni, ovvero The House Jack Built 2018, La casa di Jack di Lars von Trier, che sicuramente, insomma, mi avrete già sentito nominare più volte in alcuni video perché lo ritengo decisamente un capolavoro eccezionale della cinematografia, non soltanto un capolavoro di quel matto di Lars von Trier, ma perché ha avuto il coraggio di andare ad affrontare senza fronzoli e senza timori, ecco, di giudizio un argomento che è estremamente importante. Esiste un parallelismo fra l'artista e il crimine? Esiste un parallelismo fra l'arte criminale e l'arte creativa in generale? Quale può essere, insomma, il distacco che viene introdotto nella vita di un artista nei confronti del mondo in cui esso vive e può essere in qualche maniera paragonato al distacco che avviene per un serial killer, per un criminale ovviamente non da quattro soldi, non un criminale che intende ovviamente appropriarsi principalmente dei soldi, ma che vive evidentemente un distacco di tipo psicologico importante e sociale dalla società e che eventualmente lo fa diventare un predatore di altissimo livello. Ecco, mettiamola così. Il discorso fondamentale è proprio quello di andare ad analizzare che cosa Lars von Trier ci produce, che cosa ci propone in questo film del 2018, che secondo me è un capolavoro sia dal punto di vista cinematografico, sia per la incredibile interpretazione di un Matt Dillon assolutamente in stato di grazia, nell'andare a interpretare, le voglie, il vissuto, la personalità di un serial killer dai suoi lati, come dire, più narcisistici fino ai lati probabilmente più deboli, fino ai lati più artistici di una vita non sviluppata totalmente appunto in termini artistici, fino ad arrivare insomma a un epilogo che ovviamente non vi svelerò, seppur durante questa puntata ovviamente andremo ad affrontare alcuni dettagli del film che potrebbero, come dire, svelarvi alcune piccole porzioni, ma spero insomma di non togliervi assolutamente la voglia, spero anzi di aumentare, ecco, la voglia di vedere questo grande, grandissimo capolavoro che ha un valore sociale immenso. Quindi io vado subito a farvi vedere una di quelle che erano le locandine di lancio, The House Jack Built, un film di Lars von Trier, La casa di Jack, con un altro paio di locandine assolutamente interessanti. Eccoci qua, La casa di Jack, la locandina ufficiale che non rende effettivamente, secondo me, giustizia a quello che è la complicazione, ecco, la profondità, la densità di questo film, ma la rende magari un pochettino di più questa qua, Feroci confessioni di un serial killer, un viaggio all'inferno della nostra anima, 10 minuti in standing ovation al Festival di Cannes,
una seduta psicoanalitica crudele e potentissima, e questo mi sembra assolutamente un punto di vista giustificato. Oltre i limiti del pulp, è come dire, un giudizio, probabilmente semplicemente dal punto di vista carnale del film, che è forse probabilmente una delle parti meno importanti. Ovviamente qua abbiamo il grandissimo Matt Dillon in una interpretazione feroce ed eccezionale, con una sorta anche di, come dire, di vestito di scena che lo vede indossare i classici occhiali anni 80 che sono stati comuni a tanti boss della malavita, così come a tanti serial killer che probabilmente, anzi sicuramente, erano comuni e particolarmente scelti in quegli anni. Tra l'altro nella versione classica e nella versione anche leggermente oscurata, quindi nella versione fumé, e poi abbiamo anche una versione di Lars von Trier, questa bellissima versione della casa che Jack ha costruito. La casa di Jack parte evidentemente da un riferimento abbastanza semplice dal punto di vista materiale, nel senso che vedremo che la casa, insomma, che Jack ha costruito è effettivamente lo sviluppo di un ideale artistico, così come è lo sviluppo di un ideale di presa di coscienza della propria posizione all'interno dell'universo, al di fuori del giudizio. Io ho preparato per voi, anche in parallelo con quello che sarà la puntata di giovedì, in cui andrò proprio ad analizzare una sorta di confronto psicosociale fra l'immagine dell'artista e l'immagine del serial killer, ho preparato per voi alcuni punti, ecco, di riflessione che sono quelli che mi condurranno poi avanti in un film che di per sé è anche diviso in spezzoni, in capitoli, automaticamente, perché c'è tra l'altro inserito all'interno del film un viaggio dantesco, nel senso che il nostro protagonista sostanzialmente andrà a raccontare una serie di episodi, andrà a raccontare una serie di riflessioni che riguardano l'omicidio, la propria posizione nel cosmo, l'omicidio confrontato con l'opera d'arte, l'omicidio come opera d'arte, la propria posizione in termini di esseri viventi al di là del giudizio, delle posizioni anche, diciamo, grottesche di interpretazione dell'arte come decadenza, quindi la morte come arte stessa, un sacco ovviamente di sangue, ma secondo me meno di quello che normalmente viene raccontato per questo film e che rimane probabilmente impresso a chi vuole rimanere, come dire, su un livello superficiale di interpretazione del film stesso. E poi ovviamente la decadenza vera e propria, che io non andrò a raccontarvi, ma tra le altre, dunque, c'è un viaggio attraverso cinque episodi primari del protagonista, che racconta alcuni dei suoi episodi criminali, alcuni dei suoi fatti criminali, poi racconterà una serie di riflessioni in relazione alla propria personalità e alla personalità del mondo attorno a lui, quindi facendo anche un parallelo fra vittima e carnefice, se vogliamo utilizzare questi due termini che vedremo verranno sospesi in realtà durante il film per andare a ottenere una sorta di giudizio extragiudiziale, ecco, dell'immagine del serial killer e di conseguenza del serial killer artista, così come lui come lui riferisce a se stesso, ecco, durante il film, questo grandissimo Matt Dillon. E poi salto subito in là perché vi voglio far vedere in particolare la presenza di un altro grandissimo attore, un attore enorme che farà la parte di Virgilio proprio in questo viaggio dantesco. Abbiamo questo Bruno Ganz che interverrà facendo la parte di quello che verrà chiamato Verge, quindi Virgilio, che condurrà sostanzialmente, si farà raccontare da Jack quelle che sono le sue interpretazioni personali della propria vicenda psicoanalitica, della propria vicenda fra omicidio e arte, e poi ovviamente lo condurrà scalino per scalino lungo i 9 gironi dell'inferno fino al finale, che ovviamente io non andrò a svelarvi. Ovviamente è un film complesso,
Io questo non lo nascondo, ma non perché si può dire c'è chi lo capisce, c'è chi no. C'è bisogno di, come dire, andare a staccarsi da una concettualità tipica che è quella, come dire, soggettivistica in cui viviamo tutti i giorni. Voi sapete che io ho già fatto delle introduzioni relative anche quando facevamo dei bellissimi interventi con Luca Tanesco e cercavamo di andare a distruggere un pochettino questo legame con il soggettivismo. Ecco, questo film va sicuramente a intaccare per necessità e per sviluppo della trama l'idea che esista una versione soggettiva morale, ecco, del mondo, o meglio etica, perché al di là dell'etica si sviluppa il legame finale dell'arte libera con l'uomo e si sviluppa necessariamente per il film anche lo sviluppo dell'arte con lo sviluppo del legame dell'arte con il delitto. Adesso vi ho preparato 10 punti che andremo a vedere, poi vi farò vedere anche altre foto, che sono secondo me dei punti assolutamente importanti per andare a giudicare, ecco, giudicare proprio la parola sbagliata, per andare a dare, diciamo, un'impressione su questo film. Allora, il primo punto fondamentale parte da qui. L'omicidio come forma d'arte, l'immaginazione al comando. Ecco, perché l'immaginazione al comando? Questo si sviluppa come un punto fondamentale per legarci anche a quello che sarà il contenuto di giovedì per la puntata della Botteguccia dei Sigilli. Che cosa hanno in comune fortemente l'artista e il serial killer? Che cosa hanno in comune l'artista e il killer per occasione piuttosto che il killer per abitudine? Hanno sicuramente in comune una predominanza nella propria visione dell'immaginazione, quindi l'immaginazione o per questioni, come dire, obbligatorie, per questioni necessarie dovute allo sviluppo della psiche, per esempio in quelli che sono gli studi primari della personalità di un serial killer, o per una questione di sviluppo automatico della bellezza e del piacere all'interno di una dimensione che si astrae dal materiale e dalla vita soggettiva all'interno della realtà, lo sviluppo dell'immaginazione è fondamentale. Qui abbiamo un Jack, quindi noi qui abbiamo un grandissimo Matt Dillon che farà di tutto per cercare di convincerci durante il suo viaggio dantesco di racconto di quella che è la sua ipotesi di vita all'interno dei panni di un ingegnere che in realtà vuole sviluppare il proprio controllo sulla realtà fino a farla diventare arte, modificandola, c'è evidentemente uno sviluppo di tipo immaginativo estremamente, estremamente importante, uno sviluppo immaginativo che ovviamente lo farà vivere anche in un ambiente in cui è lui sostanzialmente il teatrante, il personaggio principale di tutte le parti che vengono interpretate all'interno della sua realtà. È lui perfino ad andare a sostituire, come dire, i comportamenti delle presunte vittime fino al momento in cui le vittime sembrano richiedere, ecco, un suo intervento. Quindi la sua immaginazione, laddove noi non potremo andare a vedere effettivamente dove c'è un distacco vero e proprio fra immaginazione e necessità della realtà, ma capiremo che l'immaginazione, così come in un serial killer che ha avuto per esempio dei traumi in gioventù, è assolutamente importante per poter affrontare il cammino all'interno di un mondo oggettivo, lo è anche per l'artista che si rifugia sicuramente in un ambiente di immaginazione per creare le proprie forme d'arte, così come per collegarsi, tra virgolette, come un'antenna a quello che è una sorta di ambiente in cui le idee esistono già. Ecco, le idee di aggressione, le idee di brutalità, le idee di omicidio vengono assolutamente portate in campo. Guardate che espressività, tra l'altro, Matt Dillon incredibile in questo film, ragazzi, anche solo potrebbe essere guardato muto questo film, ok?
Però le forme effettivamente dell'arte saranno incredibilmente convincenti, tanto più la immaginazione di quello che per lui è bello, di quello che per lui è liberatorio, si sovrappone alla realtà, anche con l'aiuto delle nostre vittime. Lui farà praticamente dei suoi crimini, fra le varie dissertazioni che vedremo del film, delle vere e proprie icone, quindi delle icone di bellezza che lui sostanzialmente va a definire come oggetti che stanno al di là del bene e del male. Quindi qua facciamo anche un piccolo riferimento filosofico, ma che è necessario perché sostanzialmente ne è intriso tutto il film. E allora arriviamo a quello che io ho identificato un po' come il punto numero due, cioè il punto fondamentale, l'omicidio come forma d'arte, il distacco dal giudizio. Allora, il punto fondamentale è che il giudizio in termini di voler andare a considerare l'esistenza di una forma di bene e di male, viene qua spiegato da Lars von Trier in maniera assolutamente, a mio parere, assolutamente negazionista, nel senso che viene definito quasi alla maniera veramente nietzschiana una posizione di al di là del bene e del male, tutto ciò che accade al di là del bene e del male dovrebbe essere amore, noi potremmo dire che tutto ciò che accade al di là del bene e del male in questo film, nella casa di Jack, diventa arte, quindi diventa arte anche l'omicidio nella sua forma, vedremo, nel suo svolgersi, come dire, nelle necessità che si presentano per poterlo portare a termine e anche poi nella trasformazione finale in un'icona. È per questo che io vi ho mostrato anche questa foto. Lui in questo film andrà a sfogliare tutta una serie di dettagli che riguardano la sua personalità. C'è anche il valore delle icone, spiegherà parlando dello Stuka tedesco, un aereo eccezionale costruito per fare paura al nemico ancora prima di bombardare, con delle sirene al contrario montate sulle ali, per poter aggredire il nemico e fargli una paura eccezionale durante la Seconda Guerra Mondiale. Lui prenderà quello esempio, così come le rovine degli edifici meravigliosi, studiati e strutturati da Albert Speer durante il nazismo, le prenderà come delle icone fondamentali per andare a parlare di questa necessità, ecco, di staccarsi dal giudizio e creare quindi un'analisi dell'arte che stia al di là del bene e del male. Da questo punto numero due, dal distacco del giudizio, viene addirittura evidenziato, nel mio parere, ma insomma sembra abbastanza evidente nel film, viene evidenziato il giudizio insito nel comportamento delle vittime, cioè il distacco dal giudizio da parte del, fra virgolette, criminale o del criminale a tutti gli effetti all'interno del film, che ha una visione orientata alla creazione dell'arte, il giudizio insito nel comportamento delle vittime viene praticamente a galla. Cioè laddove il criminale, pur essendo un serial killer, si pone nella condizione di volersi distaccare dal concetto di bene e del male, viene assolutamente in alto, viene quasi, dobbiamo dire, trattato con tono accusatorio quello che è il comportamento pieno di pregiudizio e quindi di giudizio di quelle che sono effettivamente le vittime. Noi avremo diverse vittime in questo film che prenderanno, come dire, un valore, diventeranno praticamente iconiche. Qua vediamo lui che si guarda allo specchio e che sta praticamente mettendo a punto un dibattito con se stesso per poter affinare le sue capacità di finta empatia, così come abbiamo insomma altri riferimenti che adesso vi farò vedere all'interno della sua vita normale. Ma abbiamo cinque avvenimenti. Abbiamo per esempio, vabbè, qui abbiamo il regista Lars von Trier in queste bellissime, bellissime cartoline di presentazione all'epoca del film. Abbiamo un primo incidente, tra l'altro, ragazzi, con una partecipazione
incredibile perché abbiamo una partecipazione poco più di un cameo da parte di Uma Thurman che si presenta effettivamente come la prima eccezionale vittima che non farà nient'altro che porsi nella condizione di spingere l'evidenza del giudizio presente nella vittima più che nel carnefice. Quindi sarà questa Uma Thurman a richiamare un certo livello di pregiudizio, un certo livello di luogo comune all'interno della vita della cosiddetta vittima, quasi quasi, ragazzi, lo vedrete, quasi quasi da farci sodalizzare in maniera evidente con quello che invece teoricamente è il cattivo. Questo secondo me è perché Lars von Trier, insieme a uno stratosferico Matt Dillon, in questo caso anche in una stratosferica Uma Thurman, ma poi anche negli altri attori che saranno presenti, ce la danno proprio questa impressione. Riescono a farci sodalizzare a tutti gli effetti con quello che era il sogno di Lars von Trier che lui sta sviluppando in questo film. Quindi lui sta sviluppando un sogno di appartenenza, di identificazione con un serial killer al di là del bene e del male, e riesce a essere così convincente nella regia, così come riesce a essere così convincenti gli attori all'interno della propria interpretazione, da farci immaginare che quello che noi stiamo vedendo sia un errore della vittima quasi, ed è estremamente, estremamente credibile. E dal punto di vista, secondo me, filosofico, anche pienamente giustificato, perché le argomentazioni di Jack che vanno al di là del bene e del male sono assolutamente credibili, se non giustificabili. Quindi questo è sicuramente qualcosa di determinante e questo lo vedremo poi anche nel caso degli altri incidenti. Adesso io vi lancio lì qualche foto, poi ve ne faccio vedere qualcun'altra. C'è una bravissima Siobhan Fallon Hogan, che fa la parte di una casalinga che viene sostanzialmente facilmente abbindolata con la speranza di una pensione in più, poi oltre non vi dico, però hanno tutti dei dettagli di attaccamento alla materialità. Questo è il punto che io volevo dirvi: hanno tutti dei dettagli talmente importanti di attaccamento alla materialità, alle vittime, che sembra davvero che il nostro carnefice, nella sua, se possiamo chiamarla pazzia, ma pazzia che lo situa, la pazzia dell'artista, al di là del bene e del male, lo situa in una posizione di non giudizio, lo situa davvero nella posizione, tra virgolette, del giusto. Viene evidenziato il giudizio insito nel comportamento delle vittime. Così come avviene nella incredibile, nel terzo incidente, con una magnifica Sophie Grabo e i bambini che interpreteranno, insomma, quella che molti hanno definito essere la parte più greve, più potente, più sanguinolenta, più disastrosa, ecco, del film, bellissima, secondo me, che parla di quello che è la necessità e il suo rapporto, il rapporto di Jack con una famiglia che ovviamente io vi faccio vedere qualche foto, ma una famiglia che evidentemente, insomma, avrà un risultato, la compagnia di Jack avrà un risultato un po' particolare nella vita di questa famiglia. Io non voglio andare oltre, ho preparato alcune foto in più, ma tutto sommato forse preferirei non farvele vedere. Vi rifaccio vedere un'altra immagine del nostro Jack che ho messo tra l'altro anche in copertina all'interno dell'ingresso a Cinepatia. Poi abbiamo una Riley Keough che beh, lei cerca di trovare e per un millesimo di secondo riesce quasi a trovare un escamotage per ricercare una parte empaticamente presente, una parte emotiva importante all'interno del nostro Jack. Il problema è che il nostro Jack non ha intenzione di fare differenza fra vittime e carnefici, sarà il punto che vediamo appena dopo, e quindi tutto ciò finirà sostanzialmente nella stessa maniera. Ci sono quattro incidenti, il quinto incidente non è stato rappresentato all'interno di queste categorie perché è un quinto incidente, diciamo, artistico. Ci arriviamo dopo a parlarne, andando avanti con i punti. Il quarto punto
è una conseguenza di quello che ho appena detto, cioè il mondo senza giudizio non prevede più vittime carnefici, quindi non prevede una differenza reale che necessariamente dovrebbe essere legata al concetto di bene e di male. Questo concetto di bene e di male nel film non esiste o viene annullato in maniera sempre più efficace, quindi vuol dire che, e qui si va addirittura a richiamare quel concetto della tigre e dell'agnello, cioè della presenza contemporanea di tigre e agnello sulla faccia della terra come manifestazioni del divino, come manifestazioni del divino che poi manifesta se stesso a pieno all'interno dell'universo in forma d'arte, non esiste sostanzialmente un bene e un male, non c'è l'agnello che è bene perché è poverino ed è sacrificabile e non c'è una tigre che è cattiva perché effettivamente è manifestazione della violenza, no? Dell'istinto predatorio primario. L'annullamento del concetto di bene o di male annulla anche il concetto di vittime carnefici. Quindi in questo senso anche l'idea di aver portato quasi quasi a farci pensare che la vittima sia in qualche maniera direttamente responsabile dell'azione del carnefice, che quasi quasi ci porta a pensare in questa maniera, il film viene automaticamente annullato andando sostanzialmente a ripareggiare quello che è il livello, psicologico, sociale del dramma che stiamo vivendo. Ci si ributta interamente nell'arte. L'arte è l'accettazione delle proprie posizioni all'interno del cosmo. In questo senso, Jack dice: io cercherò poi anche di fare dell'arte, di creare della forma d'arte, vedremo come, però sicuramente il punto fondamentale, la creazione dell'arte, è quello di andare ad accettare il proprio posizionamento, cioè di accettare sia la propria posizione di agnello, sia la propria posizione di tigre, senza dare un riferimento di giudizio a nessuna delle due parti. Questo è qualcosa di fondamentale e lui dice: è una questione sociale, genetica, ma probabilmente anche di destino, il fatto di dover vivere all'interno di questa vita nella sua forma, senza al di là del giudizio. Il destino viene indicato ovviamente come qualcosa paradossalmente di karmico e non come qualcosa di cristiano-centrico, anche se genialmente Lars von Trier ci fa fare questo viaggio all'interno, questo viaggio dantesco lo fa fare a Jack e lo faremo anche noi con lui. Ma sarà Jack a prendersi, come dire, come fabbro del proprio destino, sarà Jack a prendere le posizioni necessarie, le scelte necessarie alla propria evoluzione oppure devoluzione all'interno della vicenda umana, al passo con le proprie vittime, che a loro volta fanno delle scelte che alle volte sono di attaccamento materiale e di banalità, tale da giustificare il fatto che diventino vittime. Quindi la necessità di essere agnello, la necessità di essere tigre, non il giudizio di bene e di male, di buono e di cattivo. Questo è fondamentale. Arriviamo effettivamente a quello che io ho identificato come il punto 5, cioè l'omicidio come opera d'arte, ovvero le forme che prende l'omicidio. In questo caso non è più. Io prima vi ho scritto l'omicidio come forma d'arte. In questo caso andiamo a vedere l'omicidio come opera d'arte, quindi passiamo dalla forma, dalla tipologia d'arte alla creazione di un'opera d'arte vera e propria. Allora, la creazione di un'opera d'arte vera e propria all'interno del mondo di Lars von Trier in questo film, che cosa diventa? Diventa, oltre all'esclusione del giudizio di cui abbiamo già oramai largamente parlato, diventa evidentemente il portare a masterizzazione, cioè prendere nelle proprie mani e portare in alto in termini di qualità una serie di abilità. E una serie di abilità che sono la forma del proprio impegno, quindi la dedizione al proprio impegno. L'OCD in questo caso viene stimato importante perché è particolare per il nostro personaggio Jack, che è un serial killer con un disturbo ossessivo-compulsivo. Quindi è un serial killer la cui vicenda praticamente criminale all'inizio del film viene addirittura facilitata
a causa del fatto che lui torna addirittura in alcuni casi sulle scene del delitto per sistemare, ragazzi, veramente ogni singolo cavillo esattamente come era prima, ritorna, prende anche dei rischi per farlo, ma lo sistema in maniera eccezionale. Poi pian piano durante il film si farà più lasso, evidentemente di più non vi dico perché il film io voglio spingere a vederlo perché è veramente qualcosa di incredibile, c'è cioè un film meraviglioso. Poi abbiamo l'abilità interpretativa e simulatoria, e questa per un narcisista egoriferito, per un criminale di alto livello, quindi non per un mafioso, ma per una persona che fa del proprio crimine un'arte, beh, l'abilità interpretativa e simulatoria sono sicuramente eccezionali. Lui addirittura prova davanti allo specchio per migliorare la propria capacità interpretativa. C'è l'accettazione della propria abilità, così come dei propri difetti, e quindi il tentativo di andare a costruire, decostruire la propria posizione artistica all'interno del cosmo artistico in cui sta vivendo. Lui vive una vita parallela da ingegnere che cerca di costruire una casa e continuerà a modificarne praticamente i materiali per capire che cosa può effettivamente essere utilizzato per ottenere un risultato costruttivo migliore, così come li produce in casa, li va a modificare in casa nei progetti, farà anche delle disquisizioni relative a quella che è la tecnologia e a quella che è l'architettura. Andrà a fare e rifare la propria casa su questo lago fino al punto in cui troverà alla fine la motivazione, sia artistica, quindi spirituale, e sia materiale, per costruire la vera e propria casa di Jack che vi farò vedere. Quindi un continuo, 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 una continua modificazione della propria consapevolezza, ovvero una continua miglioramento della propria consapevolezza sui punti positivi e negativi della propria personalità, così come l'accettazione della dipendenza. E qui ci sono anche delle bellissime dissertazioni all'interno del film relative a quelli che sono veramente gli accessi omicidiari e quindi gli accessi di dipendenza del serial killer, trattati quasi in maniera, come dire, veramente approfondita dal punto di vista psicologico e psichiatrico. Quindi il film non lascia fuori neanche, oltre alle dissertazioni artistiche, filosofiche, al sangue, ai crimini, non lascia fuori neanche la parte delle dissertazioni relative a quelle che sono le vere e proprie dipendenze psicologiche all'interno della vita di un assassino seriale. Quindi veramente un film a tutto tondo, ragazzi, qualcosa di incredibile. Arriviamo all'omicidio come opera d'arte, il secondo punto che io ho segnato, plasmare il mondo a propria volontà anche a costo della morte. Qui diventa la necessità di andare, per esempio, a capire come mai il mondo non risponda nella maniera attesa. E allora lui ci dice che l'uomo che accetta la parte della tigre dentro di sé deve essere pronto a trasformare eventualmente il mondo in un'icona, come abbiamo detto prima, o dei singoli abitanti del mondo in un'icona, anche a costo ovviamente di uccidere. E non solo a costo di uccidere, vedrete. Lui farà anche uso, vi faccio vedere una piccola immagine, ma insomma poi andrete ad approfondire. Lui farà, vediamo se ne ho trovata una che possa non fare troppo spoiler. Ecco, questa qua può essere già un po' più interessante. Lui farà utilizzo praticamente vedete che c'è un bambino qui a destra, io non voglio adesso. Lui farà uso praticamente di cavi, di fil di ferro, insomma, lavorerà come una persona che andrà a plasmare i corpi per ottenere quelle manifestazioni di tipo psicologico e di tipo empatico dal mondo che lui evidentemente non è in grado di ottenere o non è in grado in altri momenti della propria vita di sostenere. Quindi, da quel punto di vista, ovviamente uno dice: prendo il peso, plasmo la mia volontà
per ottenere una plasmatura del mondo anche a costo della morte. Qualcosa ovviamente di terrificante, non è qualcosa di giustificabile, ma dobbiamo sempre pensare che qui è uno dei film migliori, se non il migliore che io abbia mai visto, che riesce a rendere l'idea della distanza, lo ripeto ancora, dal bene e del male che esiste all'interno della mente di un serial killer. Quindi è qualcosa di incredibile. Gli atti artistici, l'omicidio spettacolare e funzionale, beh, qui lui spinge la propria definizione di opera d'arte costruita con la morte all'interno, per esempio, di qualcosa che veniva fatto dalle truppe tedesche in Polonia che mettevano in fila i prigionieri e provavano a ucciderne 5 o 6 in un colpo con un proiettile. E lui la definisce sostanzialmente come un atto di omicidio spettacolare, funzionale e quindi che assurge fondamentalmente alla piena definizione di opera d'arte in quanto commette qui facendo un inglesismo, diciamo, impiega, ecco, l'artista nella creazione, nella plasmatura del mondo in opera d'arte e quindi anche questo atto, non solo quindi la costruzione della morte finale, ma il modo in cui viene fatto diventa a tutti gli effetti opera d'arte per tutto quello che abbiamo detto finora. E anche questo nel film verrà mostrato. Vi ho già dato, come dire, un suggerimento di che cosa vedrete, andrete a vedere. È qualcosa, si situa quasi, questo è il quinto come dire, elemento del crimine, è il quinto avvenimento, il quinto caso trattato. 9. L'arte mortale, l'accettazione della decadenza come forma creativa della natura. Ecco, qua lui fa una dissertazione, secondo me bellissima, una delle più belle che io abbia mai sentito, sicuramente non particolarmente facile a cui accedere, però è direttamente legata a quella che sarà effettivamente la casa di Jack. Quindi quello che sarà la forma della casa di Jack è quello che sarà la sua responsabilità nei fatti che porta a termine. Lui qua fa un parallelismo, la natura crea arte nel momento della morte. Come la crea? Con la decadenza stessa. Fa l'esempio delle muffe nobili con cui fare i Sauternes, con cui fare i vini passiti francesi particolari. Okay? I Sauternes, grande qualità di vini francesi, eccezionali, lui fa questo esempio e questo esempio secondo me è estremamente calzante nel andare a sostenere che allora, dopo l'accettazione del proprio posto nella natura, quindi al di là del bene e del male, dopo l'accettazione delle proprie responsabilità, come dire, delle proprie qualità da migliorare e gli atti da portare a termine. Dopo l'accettazione dell'omicidio come forma d'arte, quindi plasmare, andare a plasmare il mondo pur di ottenere una forma d'arte, c'è la vera e propria accettazione della decadenza. Quindi la morte stessa produce modificazione nell'arte e quindi un artista che capisce questo e che se ne si appropria dei mezzi, sostanzialmente produce opere d'arte a tutti i livelli. Ecco, questo è un grande, grande parallelismo, un colpo di genio, secondo me, dal punto di vista cinematografico e dal punto di vista filosofico. Ora, il grande, secondo me, punto fondamentale del film è il fatto che il punto 10 che io vi ho segnato, adesso vi faccio vedere qualche piccola altra immagine, c'è lui che sta facendo insomma il suo viaggio con questo grandissimo Bruno Ganz che gli farà fare questo viaggio infernale, gli farà vedere insomma i gironi e lo accompagnerà e con una grande satira, una grande ironia e sarcasmo lo aiuterà a far chiarezza, benché sostanzialmente gli dia sempre la possibilità di scegliere la propria posizione senza, come dire, accetta di essere influenzato, ma non influenza Jack, proprio per renderlo libero di lavorare con la propria coscienza a tutti i livelli, lo porterà a vedere, insomma, delle zone decisamente, importanti della Terra, laddove gli farà sentire anche un certo rumore particolare, lo metterà di fronte alle responsabilità. Ecco, quello che è importante per Jack in questo film è
è che per ottenere, adesso ve lo faccio vedere, per ottenere la casa di Jack, quindi andate ad aprire gli occhi qua e a lustrarvi gli occhi per ottenere effettivamente quella che è la casa di Jack, una forma di costruzione, di progettazione, di scelta dei materiali e di allontanamento dal giudizio per costruire la forma d'arte definitiva in cui si immedesima l'artista che si è posto lontano da tutte quelle cose che vi ho detto prima e di cui abbiamo parlato finora, fondamentalmente per ottenere la casa di Jack è evidentemente necessario passare da questo, dall'arte mortale, punto numero due, ovvero l'assenza totale di ipocrisia. Quindi l'accettazione della propria consacrazione in quanto artista, anche a costo di un eventuale sacrificio, quindi anche a costo di diventare arte, quindi l'artista che prende, come dire, la propria posizione lontano dal giudizio, nelle forme dell'arte, nel miglioramento dei propri mezzi, nell'interpretazione, nell'accettazione della dipendenza, fino eventualmente alla consacrazione, laddove diventerà anch'esso arte insieme alla sua arte. Non pensiate che io vi abbia fatto uno spoiler esagerato perché così non è, ma è un'indicazione di interpretazione importante per quella che è la casa di Jack, che secondo me, The House Jack Built 2018, Lars von Trier, è decisamente uno dei film più belli degli ultimi 20 anni, vai, neanche 10, veramente, qualcosa di incredibile. Si è superato Lars von Trier, l'abbiamo visto lavorare sulla psiche umana in maniera assolutamente, come dire, senza nessun tipo di pregiudizio. In questo film non lavora semplicemente sulla psiche umana dei protagonisti, ma lavora anche sulla sua capacità e sulla nostra capacità di sostenere le verità che lui ci presenta. Infatti lui dirà a tutte quelle persone che sono fuggite dalla visione del mio film a Cannes, dandomi del criminale, del malato di mente, sono esse stesse persone che non vogliono giudicare quella porzione di eccessivo giudizio che hanno all'interno e che io ho voluto mostrare loro senza alcun tipo di remissione, senza alcun tipo di paura, come dire, non volendomi fermare. Non volendomi fermare, The House Jack Built 2018, La casa di Jack per Cinepatia, episodio numero 2. Giovedì andiamo a parlare di arte, di artista e serial killer messi in, come dire, in confronto dal punto di vista invece decisamente un pochettino più criminale e sanguinolento, se più di così si può. Mi raccomando, vai con il simpatico overlay, unitevi al canale Crack Apart, mettete un like se vi piace questo video come tutti gli altri, un crimine al giorno, eccetera, eccetera. Vediamo un po' se lo portiamo avanti o se andiamo a fissarci su questo tipo di contenuti. Adesso vediamo. Io vi ringrazio per essere stati presenti con me e andiamo con la sigla finale. Ci vediamo come al solito con tutti gli altri contenuti giornalieri e ci vediamo giovedì per un altro episodio alla Botteguccia dei Sigilli e settimana prossima con Cinepatia. Grazie mille, ragazzi. Ciao ciao dal Teo Crack Apart, Cinepatia, episodio 2.